Buongiorno caro, ti sei svegliato finalmente? Io sto lavorando già da 2 ore e dato che sono stanca dovrei prepararti la colazione da solo. Dov'è Renzi? Dove vuoi che sia, sai bene che la domenica dorme fino a tardi. Comunque se hai bisogno di lei va pure a svegliarla. Grazie, dov'è la sua stanza? Non riesci mai ad essere serio. Senti, ti ho già detto che sono stanca e non ho nessuna voglia di scherzare. Buongiorno, signora. Ma che buongiorno! Chi sei? Perché sei venuto qui? Giovanotto, chi ti ha autorizzato ad entrare in casa mia? Sono entrato perché voglio vedere Renzi. E a te questa sembra una giustificazione? No, mio caro, solo i ladri e i maleducati entrano così in casa d'altri e non desidero che mia figlia li frequenti. Lei ha ragione, signora, ma io... Vattene immediatamente e non ti presentare mai più in questa casa, altrimenti chiamo la polizia! E non dimenticare che se proverai a rientrare non sarò gentile come questa volta! Onestamente devo riconoscere che al giorno d'oggi i ragazzi sono molto più intraprendenti che ai miei tempi. Cos'è stato? Il terremoto? Un incendio? Il crollo di una diga? Chi era? L'agente delle tasse? Oppure un venditore di enciclopedie? Siete proprio spiritosi voi due, non era niente di tutto questo. Un ragazzo si è introdotto in casa senza il permesso per parlare con Renzi. Mamma, per caso quel ragazzo era Paul? No, assolutamente no, questo era ancora più stupido. Allora non so chi potrebbe essere, io sono piena di ammiratori. Certo, cara, ti capisco, per queste cose hai preso tutto dalla tua mamma. Perché ci guardi così? Hai qualcosa da obiettare? No, per carità, non oserei mai. Quel ragazzo era strano, non mi piaceva. Dobbiamo stare attenti, non voglio che Renzi frequenti cattive compagnie. Da dove viene tutto questo fumo? Non è fumo, è nebbia, viene da laggiù. Inginocchiatevi, signori, Sanda è in mezzo a voi. Oh, il classico caso di tutto fumo e niente arrosto. Già, tanta scena per niente. Sei il solito stupido. Che noia! Ormai che sei qui, parla, che cosa volevi dirci? Non ve lo meritereste, ma ve lo comunico lo stesso. Il principe Aaron del regno di Satana ha deciso di farvi una visita. Che? Il principe Aaron viene a trovarci? È così. Sentite, mi sta venendo un piccolo dubbio. È terribile, caro, quel ragazzo che ho appena cacciato via potrebbe essere il principe Aaron. E tu l'hai buttato fuori di casa? Beh, ecco, vedi, è entrato senza presentarsi e poi voleva andare su da Renzi ed era così strano con quel mantello rosso. Aveva un mantello rosso? Allora era sicuramente lui. Quel guaio ho combinato, mi picchierei! Vado a cercarlo! Principe! Principe Aaron! La prego, principe, ritorni qui! Ehi, principe! Non c'è... Non riesco a trovarlo. Secondo te dove può essere andato? Non lo so, ma sicuramente si è offeso. È stata una grossa imprudenza cacciarlo. Speriamo che Satana non venga mai a sapere quello che è accaduto, perché in caso contrario la punizione sarà terribile. Quando viene offeso riesce ad inventare torture inimmaginabili per i poveri malcapitati che sono incorsi nelle sue ire. Sta zitto! Caro, come possiamo rimediare a questo pasticcio? Proprio non lo so. Non vedo nessuna via d'uscita. Non preoccuparti, mamma. Andrò io a cercarlo. Vedrai, lo troverò. Che tesoro di ragazza. Tu che aspetti a seguirla? Non vorrai lasciarla andare sola? Oh no, non me lo chiedere. Sai bene che non posso, perché adesso è giorno. Ti prego, non insistere. Rifletti bene prima di rispondere, ci andrai? Certo, non desidero altro. Se mi liberi vado a cambiarmi, non credo di poter uscire così. Non si vede da nessuna parte. Il suo panino è pronto. Ecco, arrivederci.
cosa posso servirle? Vorrei un panino ripieno. Subito. Ecco qui, signore, questo è il suo panino. Può pagare direttamente a me. La ringrazio, signorina. No, aspetti, e i soldi? Che cosa? Che sono i soldi? Cerchi di non fare il furbo. Sa bene di cosa sto parlando. Di questi qua. Ah, questi? Sì, va bene, ho capito. Aspetti un attimo. Tenga, 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 tenga. Avete visto? Quello è pieno di soldi. Ehi, salve, buongiorno. Sei uno straniero, vero? Perché non vieni a fare un giro con noi? Oh, che gentili, volete essere miei amici? Oh, certo, mi piacerebbe. Stavamo andando al parco giochi, vuoi venire anche tu? Sì, andiamo. Oh no, è arrivato pure. Levati dai piedi, non vogliamo perdere del tempo. Neanche io voglio perdere tempo, mi basta che lasciate in pace quel ragazzo. Vai via! Sono a fare il nostro. Beh, adesso lo vedremo, forza ragazzi, fatevi sotto. Picchiamo. Ehi, fermi, non vale, siete 3 contro 1. Non è finita qui. Ci rivedremo, Paul. Sono pessimi soggetti, la prossima volta sta più attento. Beh, senti, non c'è bisogno di ringraziarmi, è stato un piacere per me. Cosa? Non avevo nessuna intenzione di ringraziarti per quello che hai fatto. Ah, no? Quando ho visto quei ragazzi pensavo di aver trovato degli amici. Invece sono stupidi e violenti, ma anche tu lo sei. Io non vi capisco. Che strano tipo, chissà da dove viene. Fermati qui, per favore. Che succede, passerottina? Guardala chi c'è. Eh? Renzi, non mi interessa. Lo dici tu, a me interessa molto. Mi sembra indecisa, chissà cosa sta cercando. E papà, ho da fare, non posso più venire. Dici sul serio, vuoi lasciarmi solo? Ciao, divertiti, ci vedremo più tardi. Ma scusami, passerottino, non dovevamo andare a pranzo insieme? Non ti farà male saltare un pasto. Dove si sarà nascosto? Sono ore che lo cerco, è scomparso. Ciao, Renzi, come stai? Lisa, che sorpresa! Devo riuscire a liberarmi di lei, se scoprisse la storia del principe sarebbero guai. Cosa stai facendo da queste parti? Sono in missione segreta, ma non posso parlare. E qual è questa missione? Lisa, non ti riguarda. Speriamo che se ne vada. Vedrai, mia cara, che prima o poi ti farò parlare. Allora, di che si tratta? Basta, non sono affari tuoi. Che stai cercando? Una persona. E chi è questa persona? Non te lo dico. È un uomo o una donna? Non voglio rispondere. Dai, dimmi chi è. È una persona molto importante, ma adesso devo andare. Hai detto molto importante. Devo seguirla, qui c'è sotto qualcosa di grosso. Perché mi hai dato una spinta? Non hai visto che ti stava investendo? Di nuovo tu? Senti, che cosa ti ho fatto? Perché continui a tormentarmi? Non ho mai visto una persona così ingrata. Perché non vi guardate intorno prima di attraversare, eh? La ruota è finita in una buca, che faccio ora? Ha ragione lui, la colpa è tua. Non dovevi attraversare con il rosso. Ha ragione, ci scusi tanto. Cercherò di tirarla fuori e tu mi darai una mano. Oh, Paul, ragazzo mio, pensare che ho rischiato di investirti. Oh, mi scusi, signor Thompson, ora cercherò di rimediare. Non preoccuparti, andrò a chiamare un meccanico e metterò tutto a posto. Non serve, me ne occuperò io. Queste vostre macchine sono un po' pericolose. Vi consiglio di usare l'unicorno, è veloce e non inquina. Ciao. È proprio strano, c'è qualcosa di non umano in lui. Che strano, ho l'impressione che qualcuno mi stia seguendo. Ehi, Renzi, sono quassù. Renzi, sono qui. Sono felice di vederti. Che gioia, ho trovato il principe. Come fa, Renzi?
pensi a conoscere un principe? Oh. Oh. Povera mammina, ti senti un po' meglio ora? No, il mio mal di testa aumenta tutte le volte che ripenso a quello che sono riuscita a dire al principe Aaron. Effettivamente la capisco, ha fatto davvero una pessima figura. Se non sbaglio, qui dentro nessuno ha chiesto il tuo parere, Sand! Tesorino caro, sono arrivato! Allora caro, sei riuscito a trovare Aaron? Beh, ecco, cerca di mantenere la calma. Vuoi dire che come sempre non hai combinato niente? Mammina, non preoccuparti per questo, sta calma, vedrai che Renzi lo troverà sicuramente. Qualcuno di voi sa cosa è venuto a fare qui il principe? Già, è vero, se lo sapessimo sarebbe più facile trovarlo. Sand, tu dovresti essere informato, perché è venuto? Lui non ha detto niente, ma io ho dei sospetti. Forza, parla, che genere di sospetti? Aaron è un ragazzo molto sensibile, credo che sia venuto qui per ragioni sentimentali, perché forse vi stupirà, ma anche i principi hanno un cuore, a volte due. Ah, smettila di dire sciocchezze, vieni al dunque! D'accordo, in poche parole, il principe Aaron è innamorato di Renzi. Se questo è vero, sto per diventare una persona importante. Orsa del ghiaccio, come ti permetti fare questo alla futura regina madre, alla più bella dama di corte? Ragazzi, vado a prepararvi un pranzetto delizioso! La 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 la! Valle a capire queste donne. È stata una giornata molto faticosa. Non riesco a capire perché tutti mi hanno trattato male. Quando mamma ha scoperto chi eri, ci è rimasta molto male. Anch'io ho sofferto sapendo come ti aveva trattato, principe. No, ti prego, non mi chiamare principe. Per te voglio essere semplicemente Aaron. È vero, Aaron suona molto meglio perché io e te siamo amici. Ma allora gli amici esistono anche qui sulla terra, Renzi. Sono felice di ciò che mi hai detto. Che carina, ha veramente dei modi principeschi. Perché sei qui? È successo qualcosa nel tuo mondo? No, niente. Per fortuna va tutto bene. Forse Satana ti ha rimproverato per qualche motivo. Oh no, andiamo perfettamente d'accordo. E allora perché sei venuto? Avevi voglia di vedere il mondo umano? Sì, questa è una delle ragioni. L'unico vero motivo per cui sono qui è che volevo vedere te, Renzi. Sono venuto qui per chiederti se ti piacerebbe essere la mia ragazza. Stai scherzando? Senti, è ora di tornare a casa. Sicuramente saranno tutti preoccupati. Ciao, cara Renzi. Sei sempre fra i piedi. Anch'io sono felice di incontrarti. Deve essere lui il ragazzo che stavi cercando, non è vero, carissima? Sembra che sia un ragazzo simpatico. E non l'hai presentata alla tua migliore amica, sei davvero poco gentile. Basta, Lisa, chiudi quella boccaccia e vattene via. No, prima me lo devi presentare. Renzi, chi è questa poveretta così bruttina? Dove saranno andati a finire i suoi modi principeschi? Ecco, Aaron, ho il piacere di presentarti una mia compagna di scuola, Lisa Thompson. Molto onorato, io sono Aaron. Quanto è antipatico e snob. Ma lo farò cambiare io. Mi è venuta un'idea, Aaron. Ti piacerebbe venire con me a vedere la palestra di pugilato di mio padre? Una palestra? Non so cosa sia. Mi dispiace, Lisa, ora lui non ha tempo per venire. È veramente un peccato perché avremmo potuto andarci tutte e tre insieme. Sai, in questo momento è lì anche Paul che si sta allenando. Sei sicura che ci sia Paul? Di che state parlando? Vorrei sapere chi è questo Paul. È un ragazzo che ha moltissimo talento per il pugilato. Se vuoi potrebbe insegnare anche a te. Devo stare attenta. Se Lisa è così gentile è perché sta architettando qualcosa. Ti ringrazio, ma non possiamo venire. Ma perché no? Sembra divertente, andiamoci. Ma Aaron, non abbiamo tempo. Sai che dobbiamo andare a casa. Va bene, mia cara, non ti devi preoccupare. Lo spiegherò io a Paul che tu e Aaron avevate da fare. Capirà quando saprà che ti sei fidanzata. D'accordo, Lisa, hai vinto. Veniamo alla palestra. Quanto è bravo! Sei il più bravo di tutti! Io quel ragazzo l'ho già incontrato due volte. Come? Lo hai già conosciuto? L'ho incontrato per strada. È il miglior pugile di tutta la palestra e mio padre ha detto che ha un grande avvenire. Diventerà un campione. Deve essere per questo motivo che Renzi è follemente innamorata di lui. E invece non credo che abbia pensato molto a te. Non ti ha nemmeno nominato. Quanto è carino, Paul. È fantastico. Che rabbia. Hai ragione, Lisa. Non so come mai Renzi è davvero innamorata di quel selvaggio picchiatore. Prendi l'asciugamano, Paul. Ciao, Paul, complimenti. Sei stato bravissimo oggi. Ancora qui voi due, non avete altro da fare? Ah, anche tu qui, ma chi sei? È la terza volta che ci incontriamo. Come, non vi siete presentati? Lui si chiama Aaron e credo che sia il fidanzato di Renzi. Bugiarda, non è vero!
Se non sei contenta della mia presentazione, cerca di spiegare tu a Paul chi è il tuo amico. Certo, dunque lui... Aaron, ti va di provare ad allenarti con me? Assolutamente no, il tuo non è uno sport, ma una lotta selvaggia. Oh. Pensi che questo non sia uno sport, eh? No, perché il suo unico scopo è fare del male all'avversario. E poi tu lo pratichi anche al di fuori della palestra, come hai fatto oggi con i miei amici, e questo non è leale. Ma cosa stai dicendo? Io l'ho fatto per il tuo bene. Non ti avevo chiesto di aiutarmi. Certo, non meritavi il mio aiuto. Avresti potuto pensarci prima. Qui la situazione si sta facendo molto interessante. Ti prego, smettila di litigare. Mi è venuta un'idea geniale. Perché non sistemate la questione con un incontro di pugilato? Non sarebbe onesto da parte mia. Non posso combattere con uno che non ha mai infilato i guantoni. Aaron, sarà meglio tornare a casa. Non ancora. Prima ho intenzione di raccogliere la sfida del vostro amico. Sarà un incontro molto interessante. Stai attento, potrei prenderti sul serio. Se vuoi, lo ripeto. Peggio per te, te lo sei voluto. Allora sono pronto per combattere. Oh no, Paul, non puoi farlo. È andato tutto secondo i miei desideri. Ormai comunque vadano a finire le cose e Renzi e Paul si odieranno. Cari amici, so che siete curiosi e quindi ho deciso di mostrarvi quello che sicuramente accadrà tra pochi minuti. E vedrete se non ho ragione. Attenzione, si comincia. Prima ipotesi, Paul ha vinto. Ecco fatto, sapevo che sarebbe stato uno scherzo per me. Sono sciocchi e fastidiosi questi principianti. A questo punto arriva Renzi. Aaron, tesoro mio, come stai? Ah, ti ha fatto molto male quel cattivaccio. Oh, ti prego, svegliati, dimmi qualcosa, Aaron. Disperata, Renzi va da Paul. Perché lo hai picchiato così forte nel suo primo incontro? Ti odio, ti odio. Non me ne importa niente. Anzi, sono contento perché è molto tempo che cerco di liberarmi di te. Perché l'unica ragazza al mondo che mi interessa è Lisa. Lisa, ti vuoi fidanzare con me? E così andrà a finire in un bel matrimonio, con fiori, confetti e tanti bambini. Seconda ipotesi, Paul ha perso. Messo KO e tutto dolorante, a chi darà la colpa della sua sconfitta se non a Renzi, che ha portato Aaron con sé? Allora intervengo io. Paul, sei stato sfortunato, ma sei sempre più forte ed io ti starò vicina. Lui dirà: oh, grazie, Lisa, solo ora mi accorgo che sei l'unica che conti per me. Allora Renzi non ti interessa? No, lei è antipatica e sciocca, mentre tu sei meravigliosa e io ti amo tanto. Oh, anch'io ti amo. Ecco come andranno le cose. Vi prego, smettetela, perché volete farvi del male? Mi sembra che l'incontro stia durando molto. Non importa, comunque vado a finire e Paul sarà mio. Che disastro! Pare che non abbia vinto nessuno. Non avevo previsto questa ipotesi. Aaron, prima hai detto che non avevi mai fatto un incontro, è vero? Sì, certo che è vero. Ti ringrazio perché non hai infierito. Permetti che ti dia un consiglio. Tu dovresti praticare il pugilato a livello agonistico. Perché mi dici questo? Perché ho visto che hai un enorme talento. Sono sicuro che in pochissimo tempo diventeresti molto più forte di me. Non esagerare, tu sei bravissimo. Non sto esagerando, è così. Provaci almeno. Impossibile. Mi piacerebbe, ma abito troppo lontano da qui. E non hai nessun mezzo per venire, magari un motorino o una bicicletta. No, non mi basterebbero per arrivare qui, da dove abito io. Peccato che non ci sia niente da fare. Beh, comunque complimenti, lascia che ti stringa la mano. Vorrei che tu ed io rimanessimo amici per sempre. Ci puoi contare, amici per sempre. Come, vuole già tornare a casa? Non si ferma qualche giorno? Devo andare via, mio padre non vuole che io mi assenti troppo a lungo dal regno. Da quando in qua il principe è così ragionevole? Beh, se non litigo con mio padre potrò tornare spesso. Sarò sempre felice di rivederti, principe. Sono molto contenta che vi stiate simpatici, cari ragazzi. Allora, se vuole andare, principe, la guiderò fino alla porta proibita. Caro, devi riposarti, sei stanco. Renzi, perché non lo accompagni tu alla porta, così potrete stare insieme ancora un po'? Mi sembra un'ottima idea. Allora noi andiamo, arrivederci a tutti. Caro, non sembra anche a te che nostra figlia e il principe formino una bellissima coppia? Oh sì, davvero? Siamo arrivati. Grazie per la visita. Sono io che devo ringraziare te. Senti... Sì? Volevo sapere perché nell'incontro di pugilato con Paul non hai usato i tuoi poteri magici. Sarebbe stato disonesto, mentre io volevo una lotta ad armi pari e non me ne pento, perché in questo modo ho trovato un vero amico. Ne sono molto felice. Ancora una cosa, Renzi, volevo darti un piccolo ricordo.
sei molto gentile. Con tutto il mio affetto. Ma è veramente stupendo, è meraviglioso. Ti assicuro che ne avrò la massima cura, grazie. Bene, andiamo, Sandra. Arrivederci, Aaron. Torna a trovarci. Ciao, ci vediamo presto. Buon viaggio. Arrivederci. Sono proprio contenta che tutto sia finito bene fra te e Paul. Cari amici, proprio quando le cose con Paul sembravano andare meglio, i miei genitori si fanno venire in testa delle idee meravigliose, come quella di invitare un gigante e di propormelo come fidanzato. Per fortuna lui si innamora di un'altra, ma per sfortuna quest'altra è Lisa. Non aggiungo altro, tanto lo vedrete nella prossima puntata.